Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come starete vedendo nella schermata ho trovato un mitico gioco degli anni 80 ragazzi, con esattezza è del 1986. Qualcuno sicuramente lo conoscerà, qualcuno no, però penso che la maggioria delle persone se lo ricordino. Allora, questo gioco è, diciamo, è un gioco molto carino, insomma, a me piace veramente tanto. Ci ho passato i peggio momenti a giocare questo gioco e l'hanno, diciamo, rivisto, rivisitato. Allora, c'è un caravan mod qui che è una modalità a tempo, in 5 minuti, insomma, devi fare più quadri possibili, e invece c'è la modalità classica che è Buble Buble Original Mod, che è quella che andremo a giocare oggi, diciamo ragazzi. Allora, avviamo Original Mod. E questo è il bellissimo gioco, ragazzi. Allora, aggiungiamo qualche credito in più, vediamo un attimino. 5, 6, 7, 8. Vabbè. Proprio facciamo i puzzoni ragazzi, facciamo i puzzoni. Non so quanti, credo 22, 23 crediti avrò aggiunto. E partiamo con l'avventura, diciamo, no? L'avventura di questo gioco è che questi due draghetti devono comunque liberare le principesse, diciamo, le loro compagne. Questo è un gioco, per chi non lo conosce, si svolge su 100 quadri in pratica e tutto sta è arrivare comunque ai quadri dove sono i boss, superarli e tutto il resto. Adesso lo vedremo mano a mano che giochiamo. Io poi ricordo che c'erano alcuni trucchetti con questo gioco, tipo i numeri pari, tutte le cazzatelle varie. È molto bello come gioco, cioè, veramente ragazzi, io ci ho passato le peggiori giocando a questo gioco, e quando l'ho trovato sullo store, oh, la caramella viola. Allora, quando l'ho trovato sullo store sono rimasto veramente stupito, insomma. Allora, mi mancano, abbiamo anche i numeri pari, vediamo un po'. No, non avevamo i numeri pari. Allora, la caramella viola ragazzi serve per sparare più a lungo, magari qualcuno che non conoscesse questo gioco. La caramella viola serve per sparare più a lungo. Più a lungo significa più lontano, non più. Poi ci sono tutte le varie letterine qui che dobbiamo formare la scritta extend per prendere una vita extra. E ci sono le altre varie caramelle, insomma. Giustamente il giochino è un po' figlio di puttana, non mi dà. Ragazzi, questo giochino veramente è un mito dell'epoca, io penso. Sullo store sta un prezzo stupidissimo di 7 euro, qualcosa del genere. Abbiamo un'altra caramella viola che a noi, sinceramente, vediamo. 6 e 40. Non ho fatto i numeri pari un'altra volta, va bene, continuiamo. E cioè, veramente è un prezzo proprio stupidissimo. Stavo guardando anche che ci sono anche altri giochi arcade del tipo questo. Non so se andrò a scaricare qualche altro giochino, ma questo qui era mitico. Diciamo, non ho saputo resistere alla. No, puttana! Dovevo scoppiare, invece ha rivissuto il pezzo di merda. E non ho saputo resistere, diciamo, alla voglia di scaricare il gioco, perché comunque è veramente simpatico. Certo, non è che siamo all'altezza dei giochi di PS4, assolutamente, quello no. Comunque all'epoca, ecco, abbiamo la caramella gialla ragazzi, che la caramella gialla serve per sparare più velocemente.
io solitamente prendevo sempre la gialla e la viola. Poi i figli di puttana che mi sparano, prendevo sempre la gialla e la viola perché comunque come combinazione di caramelle, diciamo che è la migliore. Poi c'è la scarpetta, ragazzi, che ancora non me dà, insomma, come si direbbe, a scarpetta fatta da tua sorella, però qui ancora non è arrivata la scarpetta. Oh, abbiamo il bastone, ragazzi. Il bastone in pratica serve, si fanno molte bolle. Adesso vedete che cosa succede con il bastone. Eccolo qui, con il bastone ti dà un po' di punti in più, insomma. Un bel po' di punti in più. Ti dà la possibilità di avanzare un pochino di più con il gioco. A me manca una lettera solamente. Ah, abbiamo pure la scarpetta, ragazzi. Olè! E abbiamo preso anche la scarpettina, vedete come corre più veloce, come stompetta. Mi manca solo la lettera E, la E verde penso sia. Vediamo un attimino che succede. Maledetti! Hanno aggredito, mano, raga. Però vabbè, poco male, l'importante è aver portato a casa la pellaccia. Poi questo gioco, ragazzi, c'aveva dei punti strategici dove mettersi e non farsi ammazzare a questi stronzi di merda. Vedi che qui continuano pure. Ah, ho rimbalzato, non dovevo rimbalzare. Adesso sono morto un'altra volta. Ragazzi, sono tipo non so quanti secoli che non gioco più a sto gioco. Veramente secoli proprio. Abbiamo preso qualcosa. Ho preso anche il trofeo, sono arrivato a 200.000, ragazzi. Io, mica caspi, eh. Mica caspi. Mo però senza caramelle qui ce la mettono al culo, perché sapevo. Oh, un altro bastoncino, ragazzi. E la E verde, extend, ragazzi, abbiamo fatto extend, abbiamo pigliato una vita extra. Bello, 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 mi mancava proprio sto gioco, ragazzi, è qualcosa di spettacolare, secondo me, almeno per me. Poi ecco, come ho detto, qualcuno dirà sicuramente, beh, ma dai, una cagata di gioco, tutto il resto. Eccola, ho perso il treno, ma quelli mi aprono, mi arano il culo. Oh, abbiamo la crocetta. In pratica questa lampada ci permette di poter prendere un'arma extra, diciamo. Che sono queste cazzo di bolle che oramai mo sono pure finite. Puttana tua madre. Cioè, questo che è figlio di puttana. Vabbè, abbiamo perso miseramente qualche vita. Un po' così. Però, calcolando che è la prima partita, diciamo che gioco. Che gioco al gioco, vado anche abbastanza bene. Questo quadro è particolare perché c'è il figlio di puttana che in pratica a questo quadro dobbiamo prendere le bolle d'acqua per eliminare questi test di cazzo che stanno dentro al cuore. Però io, mo sicuramente arriva pure la morte, ragazzi. Eccola qui la morte che arriva. Però sarà preso nel culo perché abbiamo preso l'acqua con il diamante. E niente,
niente ragazzi, questo è il gioco, diciamo che come ho detto a me piace tantissimo. E adesso mi fanno la pellaccia un'altra volta, ma eccolo che buco di culo, raga, che buco di culo. E niente ragazzi, siamo arrivati al 14° quadro e abbiamo concluso poco, insomma. Certo, non pensavo di arrivare sicuramente a un quadro molto più a lungo, perché è veramente una vita e mezza che non gioco più a questo gioco. E che dire ragazzi, volete provarlo, provatelo, perché comunque è un gioco abbastanza divertente, almeno a me, come vi ho detto, piace tantissimo. QRSTUV, dove cazzo sta la X? Ok, Max. E neanche me l'ha messa la X, neanche me l'ha messa la X. Speriamo di arrivare a questa scala di 100 prima o poi. E come ho detto, lo trovate sullo store, anche qui avete anche la possibilità di mettere il vostro punteggio a scala mondiale se volete, e poi vabbè, ricominciate il vostro gioco, insomma, ricominciate. L'unica cosa brutta ragazzi è che non c'è la possibilità di salvare in questo gioco, però alla fine è abbastanza carino come passatempo, secondo me penso che possa essere abbastanza carino. Poi qui abbiamo la schermata delle opzioni, tutte quante le varie opzioni, le premete con il tasto select e andate a vedere, insomma. E niente, penso di aver detto tutto per questo gioco che a me ha lasciato letteralmente stupito. Ci sono anche altri giochi arcade degli anni 80, spero che comunque andranno a mettere qualcosina in più, andranno a mettere qualcosina in più e magari potremmo divertirci meglio con questo tipo di gioco, ragazzi. Io continuo la mia partita e vi lascio un saluto. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!